l'Accademia Pavese ha fatto secondo me un'ottima partita e ha cercato di metterci difficoltà proponendo un buon calcio. Sono tuttora arrabbiato per l'occasione sfumata, cioè per noi aver portato a casa 3 punti che sarebbero stati sicuramente legittimi. A mente serena non mi piace mai appellarmi agli episodi negativi, alle sfortune, ai torti arbitrali, alle assenze che comunque in questa partita ci sono state, ma come ci sono sempre in ogni partita, in ogni campionato, anche perché penso che una squadra forte sappia girare questi episodi e queste vicende dalla sua parte. Quindi noi domenica non siamo stati abbastanza bravi perché abbiamo sbagliato parecchie scelte, le abbiamo sbagliate in campo, le abbiamo sbagliate qualcuna anch'io. Vedi per esempio aver accettato una situazione di parità numerica nel cuore dell'area su un calcio piazzato che è stata facilmente evasa da un blocco loro che gli ha permesso troppo facilmente di far gol. Quindi il dato di fatto ad oggi è che questa squadra sta subendo troppe rimonte, ma non ci arrendiamo di fronte a questa statistica, anzi cerchiamo di migliorarci. Io penso che noi non siamo qua a pettinare bambole o a parlare del sesso degli angeli, siamo qua a cercare di ogni settimana di lavorare per migliorarci, quindi lo faremo con ancora più convinzione, cercando di colmare quelle lacune che abbiamo dimostrato. Ad oggi le uniche partite che abbiamo vinto senza soffrire sono state quelle in cui abbiamo messo più gol di differenza tra noi gli avversari. Quindi sono convintissimo che attaccare per cercare di aumentare un risultato favorevole sia la strada migliore per cercare di portare a casa più vittorie possibili. E quindi lavoreremo per questo. Diversamente non sarebbero giustificati così tanti giocatori di qualità in organico e in campo, e comunque penso che se si prende Cicere ad allenare lo si fa perché la sua idea di calcio possa essere funzionale a un progetto, non perché quest'estate serviva uno magari importante sulla piazza che mettesse il muso in una situazione critica. Quindi, visto che la società mi ribadisce sempre questa convinzione, questa fiducia, apprezzo il lavoro che stiamo facendo, io e la squadra tiriamo dritto e guardiamo avanti cercando di migliorarci. Arrabbiato? Incazzato, però motivato a cercare di migliorarci ancora. Purtroppo sono 2 punti persi, soprattutto per la prestazione che abbiamo fatto anche una volta. E non siamo stati in grado di chiuderla. E probabilmente poco attenti, poco determinati a non prenderlo, e ci è costato caro, ci sono costato ancora caro e brucia parecchio. A fine partita c'era più nervosismo che altro, c'era rammarico più che nervosismo, però c'era già voglia di riscatto anche la sera, attraverso il gruppo che abbiamo c'era già voglia di giocare subito un'altra partita. E secondo me non bisogna farne un dramma, bisogna essere però bravi a capire questa cosa. Purtroppo si sta ripetendo, comunque si è ripetuta un paio di volte, e dobbiamo essere bravi in certi momenti a annusare l'aria, che è il momento di chiudersi, il momento di non prendere gol, e la partita finisce 1-0, e dobbiamo essere bravi e mature a fare questa cosa, perché le qualità sia tecniche sia di personalità di gruppo ci sono tante e dobbiamo utilizzarle. Più arrabbiati e delusi o entrambe le cose? Ma secondo me più arrabbiati, perché la delusione non porta a nulla, la rabbia invece sana di voler subito rifarsi domenica è tanta.